Amici, Angelina Mango, quando papà è morto sono caduta all'inferno. Angelina Mango, figlia del cantante Pino Mango, deceduto nel dicembre 2014, è stata intervistata nei giorni scorsi dal settimanale TV Mia e ha parlato della sua nuova esperienza nel talent show Amici, dove è entrata come concorrente nella categoria canto. L'ingresso della giovane ha dato il via a numerose polemiche, sia riguardo al suo noto cognome che per il suo curriculum. Angelina, infatti, non è nuova nel panorama musicale italiano e ha già pubblicato un album a fine 2020 intitolato Monolocale, composto da 8 tracce. L'ingresso di Angelina Mango nella scuola di Amici è avvenuto dopo la sfida contro Ascanio. La giovane di Maratea non ha nascosto la malinconia e il dolore per la morte di suo padre Pino e i suoi compagni ha confessato di sentirsi molto più grande della sua età. Durante l'intervista Angelina ha parlato a cuore aperto della grande sofferenza vissuta e ha dichiarato: "Quando papà è morto sono caduta all'inferno. Tutto è successo davanti alle telecamere, è stato un trauma". Più ha aggiunto: "Avevo solo 13 anni e da pochi mesi avevo cominciato il liceo scientifico. Papà se n'è andato a dicembre, durante un concerto. E per me è stata durissima". Pino Mango si è esibito per l'ultima volta l'8 dicembre 2014, al Pala Ercole di Policoro in provincia di Matera ed è stato proprio durante quel concerto che il cantante ha avuto un malore fatale. Sulla triste vicenda si è pronunciata recentemente anche la zia di Angelina, moglie di uno dei fratelli di suo padre, c'era anche lei al concerto dove Pino si è esibito per l'ultima volta. "A un certo punto si è accasciato, colpito da un infarto. E la mia povera nipotina ha visto tutto", ha dichiarato. La giovane cantante, infatti, ha passato un periodo molto complicato, dopo la prematura scomparsa del padre e soltanto dopo quasi 7 anni ha iniziato davvero a coltivare la sua passione. Riguardo a ciò Angelina ha confessato: "Non è stato facile, poi nel 2021, anche grazie al mio fidanzato, ho capito che dovevo dedicarmi alla musica". Durante il Daytime di Amici, andato in onda ieri 20 dicembre, Lorella Cuccarini ha mostrato un video ad Angelina di suo padre Pino Mango. Ospite del talent show nel 2006, anche in questa occasione la giovane ha avuto modo di parlare del dolore che ancora prova per la scomparsa di suo padre e si è confidata con l'insegnante di canto: "Che bravo che era. Era gentilissimo e anch'io cerco di esserlo. Avevamo un bel rapporto, ho visto diversi video come questi e cerco di guardarli con il sorriso. Cerco di prendere spunto per poi cantare.